periodo di antipolitica, in un periodo dove la gente, anche giustamente, caro Aldo, è arrabbiata con una classe politica che ha fatto di tutto per far sì che il cittadino si allontanasse dalla politica, c'è ancora qualcuno che toglie ore importanti alla famiglia, ai figli, esce la mattina e torna la sera per dedicarsi a quelle problematiche che purtroppo attanagliano la città e il nostro Stato. In questi giorni io rabbrividisco quando leggo quei dati che ogni giorno chiudono centinaia di aziende, che ci sono giovanissimi disoccupati che da destra a sinistra si fanno spot elettorali dicendo diminuiremo le tasse, chi ci voterà, noi saremo bravi ad assumere giovani laureati, faremo del tutto per non fare sfuggire i grandi cervelli al nostro paese. Io penso, caro Aldo, caro Marco, cara Patrizia, cara Marilena, che questo di politica non va più bene. Noi dobbiamo dare una forte e attenta risposta alla città, alla regione, che si voterà per la regione Lazio, dove Aldo è stato assessore regionale ai servizi sociali, dopo tanti anni che quell'assessorato è stato dormiente, Aldo lo ha ripreso, lo ha tirato su, ha dato fiato a quelle famiglie numerose che erano in grandi difficoltà, a quelle associazioni, oggi ne abbiamo una che grazie ad Aldo ha avuto un aiuto molto molto importante, l'associazione Sordomuti, che io la voglio ricordare, negli anni passati è stata sempre messa da parte e grazie ad Aldo, al suo staff, ai suoi collaboratori e a tutte quelle persone che si sono occupate di coloro, hanno delle serie problematiche come sono questi ragazzi meravigliosi, oggi possono avere più spazio. E quindi Aldo, grazie per aver ridato all'assessorato, alla famiglia, del servizio sociale della Regione Lazio una vitalità, diciamo una serietà che da anni mancava. Io, prima di addentrarmi in alcuni punti importanti che mi sono appuntato, vorrei salutare. Bene che sappiate che quando si fanno dei lavori sotto campagna elettorale, ogni anno che ormai si vota, regionali, comunali, europee, Camera, Senato, quindi quando si appaltano i lavori, che quindi si iniziano a fare aprile, maggio, giugno, l'appalto viene fatto un anno prima, quindi prima che magari caschino le giunte, quindi vengono visti i soldi un anno prima, quindi non è vero quando si dice che i lavori partono in campagna elettorale, perché per spendere i soldi, qui abbiamo tre assessori, poi ve lo potranno dire, quando si investono dei soldi ci sono delle procedure da fare, c'è la gara d'appalto, c'è l'aggiudicazione e poi c'è la ditta che va a fare i lavori. Negli ultimi giorni sono stati votati in via Murillo dei tigli che non si votavano dal 1989, è una cosa indegna. Noi abbiamo trovato delle somme in bilancio, Aldo, oggi via Murillo è messa un po' più in sicurezza. Tra poco faremo, dopo le elezioni, così magari qualcuno non ci dirà che l'abbiamo fatto prima delle elezioni, verrà anche riasfaltata e verrà messa in sicurezza. Abbiamo posizionato i dossi in via Gloria, una strada dove molti correvano, hanno scambiato quella strada per una pista di Formula 1. Con questi dossi la gente rallenterà. Sono state installate delle telecamere all'entrata della linea Scalo. Io qui voglio aprire una parentesi, una cosa, cari amici, che sta molto a cuore. Io, da abitante di Latina Scalo, in questi mesi non ho voluto fare commenti sulla stampa, perché quando ci sono dei morti, delle vittime, specialmente giovani, è meglio non commentare. Però da una cosa brutta, da una tragedia che me ha segnato, a noi di Latina Scalo ha fatto molto male la morte di Alessia Galvani, una ragazza di 15 anni di Latina Scalo, è stata fatta una battaglia in silenzio, perché queste sono battaglie che bisogna fare in silenzio, perché non bisogna cavalcare l'emotività, non bisogna cavalcare le tragedie per farsi una visibilità politica. Noi non facciamo queste cose, abbiamo fatto decantare la cosa, oggi ci sono delle telecamere poste in via Empedocle che riprendono chi entra e chi esce da Latina Scalo, e io spero cuore che Alessia Galvani abbia giustizia, e lo dico, che chi ha commesso quell'atto ignobile è un vigliacco,
e spero che chi sta seguendo le indagini quanto prima lo prenda, lo metta in galera e butti la chiave. Io spero che ci sia qualcuno che abbia ancora il coraggio di andare dagli inquirenti e dire se ha visto qualcosa, perché io criticavo mia madre e mio padre quando dicevano, quando andavo a giocare a pallone, tornavo qui, vedo molti ragazzi che io ho allenato, vedo Raffaele, ho visto Sandrino, ragazzi che io alleno alla società sportiva, quando tornavo con le ginocchia massacrate, qualche cicatrice, e mia madre diceva: sei sempre al solito, sempre in pensiero, e come esageri. Adesso che sono papà capisco cosa significa l'amore per un figlio, e quindi ecco, spero che sia fatta veramente giustizia per una ragazza splendida e solare che era Alessia. Lo spero per i genitori che stanno soffrendo tanto, spero veramente che la giustizia possa fare il proprio corso. Quell'insieme di belle e brave persone che rappresentano UDC mi avete adottato, io ho condiviso quel bel percorso che oggi, come vedi, ha creato quello che stasera è qui dentro. Una sfida importante, una sfida che arriva al momento delicato per il nostro Stato, per la nostra collettività. Ci sono tante cose che io ti chiederei, ti chiederò, che noi ti chiederemo. Per esempio, la lotta all'evasione fiscale, secondo me, vieni amore, vieni, scusate, è il bello della diretta. Non mi sarà più anni che fra poco arriva il secondo, quindi la lotta all'evasione fiscale. Io penso che facendo una vera lotta, Aldo, quando sarai lì a rappresentarci alla Camera dei Deputati, è importante, perché recuperando quel denaro recuperato da quelle persone che in maniera, io dico, ignobile, non pagano le tasse, perché chi non paga le tasse io lo considero peggio di un bandito, perché pagando le tasse è bene che si sappia che si costruiscono asili nido, si fanno strade, si fanno ponti, si fanno opere pubbliche e delle collettività. E certo, nell'ultimo anno forse si è esagerato un po', si è colpito quel ceto medio che era il motore del nostro paese. Però io poi, riflettendo, sentendo tutti voi, alla fine si arriva ad un discorso importante: o si faceva questa scelta, o, cari amici, si arriva al punto della Grecia. Oggi in Grecia, per chi non lo sa, gli statali da qualche mese ormai prendono la metà dello stipendio. Ci sono le file davanti alle farmacie perché lo Stato non ha più soldi per comprare la medicina. Abbiamo passato un anno durissimo. Adesso, caro Aldo, è l'ora di ridare alla gente che ha pagato per far sì che lo Stato non andasse verso, io dico, una deriva greca. Dobbiamo iniziare a dare ai cittadini un po' di dignità. Non come qualcuno ieri sera ha detto che ci ridarà entro quest'anno in contanti quei soldi pagati dall'IMU 2012. Ha detto bene Casini: un certo signore secondo me sarebbe stato capace di vendere le automobili senza motore. Noi siamo diversi. Siamo diversi da una sinistra che non è riuscita in questi anni, caro Aldo, a prenderci una figura importante, ad essere un'alternativa a Berlusconi, che per 20 anni ha governato. Io, noi, non possiamo riconoscerci in quella sinistra che non ha un programma vero, non ha un programma sincero, che va nelle piazze pensando già di aver vinto. Non è così, perché non si vince con le promesse, non si vince guardando i sondaggi. E poi noi siamo diversi, noi siamo un partito che crede alla famiglia, crede al sociale. Io sono sposato in chiesa, sono un cristiano, un praticante, ho una bimba, un altro bambino in arrivo. Io non voglio decidere per gli altri, perché ognuno decide la propria strada. Che due uomini si vogliono bene va benissimo, se due donne decidono di vivere insieme va benissimo, però fatemi dire che il matrimonio, quello vero, è quello fra una donna e un uomo, è quello che danno alla luce
in maniera naturale dei figli. Io non mi nascondo che l'altra sera, guardando quelle immagini che venivano da Parigi, dove due uomini si sono baciati davanti al comune, si sono scambiati gli anelli, beh, a me un po' ha colpito, sinceramente, perché io penso che la famiglia è quella formata da un uomo, da una donna, che accoppiandosi in maniera naturale danno vita a quei bambini. E fatemi dire che due uomini o due donne che adottano un bambino, secondo me è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Come ha detto il cardinale Bottone, qui si sta toccando veramente il fondo. Anche degli amici di Bassiano, Sermoneta, di Latina Scala, del Turchi qui vicino, abbiamo fatto cose egregie, caro Aldo, anche se siamo in pochi, come abbiamo, ti ho detto poc'anzi. E anche se qualcuno nella stessa nostra maggioranza ha cercato di bloccarci, ma noi andiamo avanti lo stesso, nonostante qualcuno negli ultimi giorni abbia sterzato e abbia preso strade diverse da qualche mese fa. Qui a Dinascaro negli ultimi tempi noi abbiamo dato tanto alla collettività. Qualche mese fa abbiamo inaugurato l'ex cinema Enal, quella bella struttura che vedete dove c'è l'orologio, è stata interamente ristrutturata grazie anche ad Aldo Corte della giunta regionale. Oggi è un gioiello di Latina Scala e tra poco, grazie ad un bando, verrà la struttura affidata a delle associazioni, ai nostri giovani, perché qui a Latina Scala abbiamo poco per loro e quella struttura servirà come struttura ricettiva proprio per i più giovani. Un anno e mezzo fa abbiamo inaugurato il Parco Fossinella, che anche da Latina, cara Simona, ci invidiate, perché è un parco chiuso con i cancelli, se oggi è ancora sano e integro perché la notte lo chiudiamo, perché purtroppo nelle comunità non ci sono solamente persone normali, ci sono anche dei vandali. Allora abbiamo fatto una cosa particolare, come già da Roma si faceva da anni, abbiamo chiuso questo parco, caro Aldo, e facciamo aprire solamente nelle ore diurne, in maniera tale proprio che coloro che vogliono distruggere il bene collettivo non lo possono fare. Il parcheggio multipiano, bene, questa qui è una cosa alla quale voglio spenderci due parole in più. All'inizio ci hanno criticato perché un parcheggio a due piani era uno schiaffo all'urbanistica, al verde, eccetera. È vero, inizialmente la tariffa era assurda, si pagava 5 euro al giorno. Abbiamo fatto una battaglia, iniziata qualche anno fa con Patrizia, con Urbania, abbiamo detto non è possibile, i giovani pendolari che vanno all'università, che già pagano la retta, già pagano l'abbonamento del treno, già le loro famiglie vengono messe in croce perché pagano i testi, non è possibile che paghino cifre del genere. Abbiamo fatto una battaglia, Marilena e Patrizia in giunta, Mauro Anzone e Marco Fuoco in consiglio comunale, abbiamo convocato il sindaco, gli altri componenti della maggioranza, abbiamo detto qui dobbiamo cambiare rotta. Siamo riusciti, di questo dateci atto, date atto UDC, abbiamo vinto questa battaglia. Oggi chi si reca a Roma può parcheggiare la propria auto al parcheggio multipiano a costo di 50 centesimi al giorno. Io penso che è stata una battaglia di civiltà e, socialmente parlando, Aldo, molto utile.